Buono Scuola si cambia. Rendiconto finanziario 2013. Documenti approvati in aula. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nella seduta dell'11 novembre, ha approvato il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2013 e la proposta di deliberazione che modifica il piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014. L'Assemblea ha poi approvato 3 documenti, rispettivamente sulla Torino Ceres, sull'organizzazione dell'emergenza sanitaria e sullo svincolo dal patto di stabilità delle spese per istruzione e trasporto. In primo piano. Cambiano i criteri per l'accesso al buono scuola. Lo ha deciso con deliberazione il Consiglio regionale l'11 novembre. Per accedere al contributo, il nucleo familiare dell'allievo dovrà avere una situazione reddituale attestata dall'ISEE uguale o inferiore a 26.000 euro, prima erano 40.000. L'assegno sarà elevabile dell'80% nel caso di alunni disabili. In questo modo sarà possibile concentrare le risorse disponibili a favore delle fasce più deboli dell'utenza. Con questo provvedimento abbiamo dato il via libera al bando per l'anno scolastico 2012-2013 per i buoni scuola e per il sostegno alle spese di trasporto e di acquisto libri. L'abbiamo rimesso a posto, abbiamo evitato le storture che erano presenti gli altri anni, in particolare il fatto che ci fosse un rapporto tra l'incidenza della retta sull'ISEE e che quindi famiglie più abbienti, pagando di più, passassero avanti, diciamo, nella fila a chi invece presentava situazioni ISEE più basse. Questo per un principio di equità e di maggior sostegno alle famiglie con più difficoltà. La Lega Nord ha espresso contrarietà a questo provvedimento perché crediamo che siano assolutamente insufficienti i fondi stanziati sul capitolo per quel che concerne la possibilità della libera scelta delle famiglie rispetto all'istruzione dei propri figli. Fossero state stanziate maggiori risorse sul capitolo delle scuole paritarie, avrebbe comportato un risparmio per le casse delle regioni e dello Stato. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato l'11 novembre il rendiconto della Regione Piemonte per l'anno 2013. Il documento accerta un disavanzo sostanziale pari a 2 miliardi 656 milioni di euro, così come integrato dopo la decisione di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. I debiti, i mutui e i prestiti a carico della Regione a fine esercizio 2013 ammontano a poco meno di 6 miliardi di euro. Il risultato del rendiconto 2013 che purtroppo chiude con un risultato, diciamo, fortemente negativo. Questo appunto è un dato reale che tiene conto anche del giudizio di parifica della Corte dei Conti, che ha portato il disavanzo da 364 milioni a 2 miliardi 655. Questo è il dato di partenza. Ovviamente da questo dovranno discendere delle politiche già nell'assestamento di quest'anno 2014, in parte contiene le misure che vanno, diciamo, a far fronte a questa difficilissima situazione. È un rendiconto che fotografa in maniera veramente impietosa la situazione drammatica in cui versano le casse della Regione Piemonte. Quello che vogliamo proprio sottolineare è il fatto come in 3 semplici legislature, tramite lo strumento del gonfiare i bilanci e non tenere sotto controllo i conti, si sia sostanzialmente disintegrato il sistema economico della Regione Piemonte. Non emergono approcci politici che volgano a provare a risolvere la questione dal punto di vista del riattivare l'economia piemontese. Il Consiglio regionale, nella seduta dell'11 novembre, ha approvato 3 documenti. Il primo impegna la Giunta a evitare che la modifica del progetto per l'interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario comporti aggravi di spesa. Il secondo chiede di sospendere una deliberazione del 2013 che separa l'organizzazione del 118 da quella della rete ospedaliera. Ha approvato anche il documento che chiede alla Giunta di intervenire presso il Governo per escludere dal patto di stabilità le spese per istruzione e trasporto.